Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presentiamo la nostra videoprova a caldo relativa all'arrivo di Android Jelly Bean sul Nexus S. Ci è arrivato da 5-6 ore, l'abbiamo provato per voi, sviscerato un attimo, così da capire cosa è migliorato, cosa è rimasto invariato rispetto ad Ice Cream Sandwich. L'OTA pesa più o meno 114 MB, l'abbiamo dovuto forzare, trovate le istruzioni sul blog. Allora, partiamo subito dalla schermata di blocco-sblocco del telefono. Come potete vedere, leggermente cambiata, abbiamo questa animazione più carina con a sinistra la scorciatoia per andare direttamente alle funzioni fotografiche, a destra sblocchiamo il dispositivo, in alto invece andiamo su Google Now. Google Now è quell'hub, quell'assistente che più lo useremo, più lui ci saprà aiutare nelle operazioni quotidiane, nelle fornirci informazioni relative ai dati di viaggio, al traffico, ai nostri appuntamenti in agenda, ai risultati sportivi, eccetera, eccetera. Naturalmente, più usando Google Now, più usando la ricerca vocale, più si sarà in grado di fruire di un servizio pratico e soprattutto dettagliato. Andiamo anche a scoprire la ricerca vocale. Ricerca vocale. Ciao a tutti da Nexus Lab, sono Alessandro, come va? Come potete vedere è migliorata sia nella precisione sia nella velocità. Inoltre, intanto che ci siamo andiamo anche sul browser web, inoltre ora si potrà salvare offline il riconoscimento vocale a seconda della lingua. Con Jelly Bean abbiamo notato che la nostra versione mobile del sito, sia col Galaxy Nexus sia con il Nexus S, viene visualizzata in modo anomalo. Non c'è problema, intanto basta richiedere il sito desktop, che è anche più fruibile e pieno di contenuti. Eccoci qua, come potete vedere il browser è migliorato, è più fluido, anche il pinch to zoom risulta più reattivo anche in fase di caricamento. Abbiamo sempre un leggero delay dello scorrimento, ma niente di eccessivo. Andiamo ad aprire una pagina. Ok. Come potete vedere, navighiamo piuttosto bene. Proviamo ad andare su un'altra pagina più pesante rispetto al nostro sito. Yahoo. La tastiera, come avete avuto modo di vedere, è rimasta invariata sia per design sia per disposizione dei tasti. Come potete vedere, la navigazione su questo Nexus S è praticamente comparabile ai top di gamma dual core della categoria. Apriamo un'altra e ultima scheda. Ok. Intanto che ci sono, vi faccio vedere la versione di Android. Info sul telefono. Versione di Android 4.1.1. Adesso nel menu delle impostazioni avremo gli account suddivisi in questo modo, non bisognerà andare specificatamente in questa voce, ma avremo già una visione nel menu principale. Inoltre vi faccio vedere anche la velocità di scrittura. Anche questa è leggermente migliorata, anche il feedback, non siamo ai livelli del Galaxy Nexus, ma questo è un aspetto che vedremo poi nel nostro successivo confronto. Come potete vedere si scrive molto velocemente. Non è cambiato la gestione del multitasking, sempre switch a sinistra per
togliere i programmi. Invece è cambiata la tendina, adesso non abbiamo notifiche, ma le varie notifiche vengono visualizzate in maniera più larga e più interattiva, ovvero per esempio già un appuntamento si può nella notifica rimandare o spostare oppure eliminare. Anche qua scorciatoie per le impostazioni che prima non c'era. Gestione delle home, allora, soprattutto vi segnalo un leggero aumento della velocità, non eccessivo, come potete vedere comunque è reattivo ma non è ai massimi livelli. Invece le icone adesso potranno essere tolte non più andando direttamente su rimuovi, ma anche solo facendo il gesto di toglierle verso l'alto. Abbiamo inoltre anche una gestione dei widget differente, adesso molto più intuitiva. Come potete vedere abbiamo questo widget 4x2, andiamo a metterlo in una home dove c'è un po' di spazio, dove ci potrebbe stare qua. Come potete vedere, se noi andiamo a volerlo mettere nella parte superiore di questa home, dinamicamente i widget si sposteranno. Ok, adesso lo impostiamo. Widget inserito. Eliminiamo in questo semplice modo. Fotocamera che non è cambiata tanto, abbiamo delle animazioni aggiuntive quando scattiamo le foto. Andiamo a scattare questa piccola macro. Come potete vedere abbiamo questa animazione a mazzo di carte che si trovava anche nella lista delle applicazioni in Ice Cream Sandwich. Adesso questa animazione ce la troviamo ovunque a livello di galleria fotografica. Come potete vedere anche nella galleria di base troviamo questo tipo di animazione. Touch, come vi ho detto, migliorato. Adesso se andiamo a fare il pinch to zoom sulle foto, possiamo arrivare a questa visualizzazione che ci consente di avere un'anteprima anche sul particolare. Prima si riusciva ad avere al massimo una visuale da questo punto di vista. Non abbiamo ancora provato i giochi, che non dovrebbero aver aumentato la loro qualità, ovviamente il gioco rimane quello, ma dato che il touch è leggermente più sensibile probabilmente si riesce ad utilizzarli meglio. Infatti il problema di videogiocare con questi smartphone è appunto utilizzarli tramite un tastierino, un controllo touch. Abbiamo ora, vi faccio vedere un'altra cosa, sempre relativa all'inserimento vocale. Ciao da Alessandro. Come potete vedere posso mettere in pausa, cosa che prima non potevamo. Molto comodo questo aspetto, l'ho provato da un po' di giorni sul Galaxy Nexus. Per chi ha il Nexus S questa cosa consente, soprattutto in macchina, magari quando bisogna parlare con un'altra persona e scrivere allo stesso tempo, ci consente di essere più dinamici e di poter usare meglio questa funzione. Allora, abbiamo inoltre, vi segnalo alcuni bug presenti, non relativi al Nexus S ma relativo a Jelly Bean. Per esempio Viber purtroppo non funziona. Adesso non abbiamo la SIM inserita, l'abbiamo appena tolta, però appena inseriamo la SIM il programma va in crash continuamente e quindi siamo costretti a riavviare l'applicazione. Aspettiamo un aggiornamento degli sviluppatori. Altri aspetti, allora, oltre alla fluidità migliorata troviamo anche Play Magazines.
Play Magazines non è ancora attivo in Italia, è un servizio che servirà per acquistare contenuti come riviste, giornali e soprattutto abbonarci ad essi. Quindi noi attiveremo magari il nostro abbonamento a, non so, alla stampa. Ogni giorno noi ritroveremo questo nostro contenuto sul Play Magazines. Come potete vedere, in questo momento non è attivo il servizio nel nostro paese. Non sappiamo ancora quando Google Play Magazines e Google Play Movies saranno attivati in Italia. Purtroppo non abbiamo notizie in questo senso, la struttura c'è, i contenuti anche, ma è una questione di diritti. Bisogna vedere quando Google riuscirà a sbloccare queste trattative. Per il resto non abbiamo altri grandi miglioramenti, dobbiamo ancora testarlo più a lungo. Magari questa video prova la rinnoveremo dopo un po' di giorni di prova intensa. Vi faccio solo vedere un'altra piccola caratteristica: sicurezza, blocco schermo. Come potete vedere, non c'è il blocco schermo col sorriso sul Nexus S, non c'era neanche su iScreen Sandwich. Questo perché? La fotocamera anteriore del Nexus S non ha un sensore abbastanza performante per consentire questa funzione. Nulla di grave, io avendola sul Galaxy Nexus vi posso assicurare che l'avrò usata una o due volte giusto per provarla. Allora, direi che per adesso è tutto. Vi rimando al nostro video confronto col Galaxy Nexus e con tutti i prossimi terminali che saranno aggiornati a Jelly Bean. Un saluto da Alessandro per Nexus Live.